pranzo parleremo di due temi. Allora vi presento subito, abbiamo ospite in collegamento con noi attraverso WhatsApp, abbiamo in collegamento l'assessore, scusate, qualche piccolo disguido tecnico, l'assessore regionale, il governatore della regione Riccardo Riccardi, per parlare della situazione dei cosiddetti contagi di ritorno, in particolare quello che ci interessa, la situazione che si sta vivendo in Croazia, che è stato un paese messo sotto la lente da altre regioni, ad esempio pensiamo all'Emilia Romagna. Allora, intanto buongiorno, grazie di essere qui in collegamento con noi, Assessore Riccardi. Buongiorno, buongiorno a voi. Allora, dicevamo appunto, abbiamo visto insomma i contagi in questo periodo sono quelli che preoccupano maggiormente, sono proprio quelli di ritorno, quelli di importazione e la Croazia, che è un paese vicino a noi e che tradizionalmente è un paese in cui tanti nostri concittadini, tanti nostri corregionali vanno a trascorrere le vacanze, è stato messo sotto la lente, per così dire, insomma si sta facendo attenzione ai rientri. Anche per alcuni casi in varie parti d'Italia che si sono verificati di contagi, soprattutto di persone giovani. Che cosa pensa di fare il Friuli Venezia Giulia? Pensa di seguire, intanto le chiedo, le orme dell'Emilia Romagna, che ha imposto la quarantena, no, per chi rientra proprio da quel paese? Ma guardi, noi non abbiamo mai assunto delle posizioni che fossero diverse dalla linea del governo. Sappiamo che il governo sta cambiando, in particolare ad alcuni paesi che sono paesi nei quali si sta aumentando il contagio, e sono paesi nei quali anche molti italiani vanno a trascorrere il loro periodo di ferie. Quindi è evidente che diciamo la somma dei due elementi è sicuramente un dato da osservare, e vedremo quali saranno le misure che il governo, una volta ottenuto il parere del comitato scientifico, intenderà assumere. Diciamo che è in corso una valutazione in queste ore, le confermo che stiamo discutendo di questi aspetti nel corso di queste ore. Di queste ore, e quindi pare di capire anche che il test sierologico veloce non sia la soluzione più appropriata da quelle che sono le prime valutazioni appunto del vostro lavoro. Vabbè, il sierologico determina la possibilità di aver avuto un contatto con il virus, non c'entra niente rispetto alla possibilità di averlo addosso, quindi è chiaro che c'è un tema sicuramente legato al tampone che ti consente di capire se tu hai il virus. Peraltro ricordo, il tampone ti dà il risultato nel momento in cui lo fai, potresti positivizzarti soltanto qualche decina di ore dopo, quindi anche questo è una misura. Nel caso in cui si presentassero una necessità di questo genere, c'è il tema del test, ma c'è anche il tema dell'isolamento, che è una delle altre grandi questioni che ovviamente limita però ovviamente l'operare delle persone. È chiaro. Quindi valutazione in corso, insomma, su questi delicati temi. Allora, grazie all'assessore alla salute della regione, vice governatore Riccardo Riccardi, per questo collegamento, e ci sentiremo appena avremo ulteriori aggiornamenti su questi importanti provvedimenti. Grazie, buona giornata, buon lavoro. Grazie a voi. Grazie, grazie a lei. Noi proseguiamo invece ora parlando, siamo sempre in tema di vacanze, di Ferragosto e di ovviamente anche tentativi di far restare le persone che nel loro comune di residenza, dando una buona offerta insomma di spettacoli e di intrattenimenti per passare al meglio insomma queste vacanze in questa estate un po' strana, no? Da post emergenza Covid. Allora abbiamo in studio Luca Fasan, assessore al commercio del comune di Monfalcone
Falcone, allo sviluppo del commercio e a tante altre deleghe che poi ci spiegherà, e Manuela Di Benedetto, che è la coordinatrice artistica, la direttrice artistica di quanto si sta preparando a Monfalcone proprio per questo Ferragosto. Intanto buongiorno e benvenuti alla nostra trasmissione. Buongiorno. Buongiorno, grazie dell'invito. Allora, Assessore Fasan, dunque, che cosa sta facendo Monfalcone, sempre molto attiva per invogliare intanto i cittadini di Monfalcone a rimanere o comunque per allietare le loro giornate, le loro serate, per quelli che comunque non hanno altre alternative, non sono potuti andare in ferie, perché ci sono anche tanti, purtroppo, tante persone che non potranno fare le ferie, e poi anche per attrarre un po' di turisti, no? Perché no, insomma, per tornare ad avere i turisti a Monfalcone. Beh sì, certamente. Mi faccia dire innanzitutto che sono molto orgoglioso di questo programma, perché mi fa gioco anche quello che ha poc'anzi detto l'assessore regionale Riccardi, è un programma fatto in sicurezza, un programma che abbiamo rimbastito completamente nel periodo del lockdown, in smart working da casa, insieme agli uffici, per creare e dare appunto questa opportunità non solo per coloro che non hanno potuto chiaramente uscire fuori dalla città per andare in ferie, ma anche per coloro appunto che sono venuti invece nel nostro territorio a farle le ferie, visto che abbiamo anche un litorale che si presta molto, visto tutti gli investimenti che abbiamo anche fatto come amministrazione, ma non solo, ma anche perché chiaramente diamo comunque sempre un servizio alla città, la finalità poi degli eventi è anche questa, e soprattutto il mantenimento delle nostre imprese, che sono sempre ovviamente il focus principale di questa amministrazione. Ecco, che cosa ci sarà in particolare per questo periodo? Siamo proprio quasi ormai a Ferragosto, quindi che cosa avete pensato proprio per l'intrattenimento e favorire proprio sia il turismo che lo stare bene, insomma, a Monfalcone? Beh, sostanzialmente noi abbiamo portato avanti quelle che sono le due macro aree in cui noi ci muoviamo sempre nel periodo estivo, e sono quello del Monfalcone Eventi, e quindi tutti gli eventi che vengono fatti nel centro di Monfalcone e nei rioni, perché non li dimentichiamo mai, sono sempre parte integrante della città e li coinvolgiamo sempre in tutte le nostre attività sia ludiche che culturali. E poi quello del Summer Festival, che riguarda esplicitamente più in particolare il nostro litorale, Marina Giulia e Marina Nova. Chiaramente abbiamo creato degli eventi quest'anno che sono a forte matrice culturale, perché abbiamo visto che la cultura comunque trasversalmente paga sempre, e quindi abbiamo portato grandi format fuori, abbiamo portato il teatro fuori da quello che sono considerate le classiche, diciamo, strutture dedicate a lui, quindi al teatro in senso fisico, abbiamo fatto il nostro cinema sempre in Piazza Falcone Borsellino, lo riproponiamo ogni anno perché è sempre stato molto gradito alla cittadinanza. Abbiamo fatto molti spettacoli musicali, coinvolgendo anche quelli che sono i nostri punti di riferimento, quindi la Rocca, con il nostro Rocca Bus, che ha potuto portare le persone su direttamente nel nostro fiore all'occhiello, diciamo, della città, insieme al Mucca, no? Esattamente, rinnovato sempre, con momenti musicali. Abbiamo utilizzato molto gli artisti di strada, che erano molto piaciuti negli anni precedenti, e perché ci permettevano anche di dare questo senso un attimino un po' di appartenenza, ma soprattutto di poter portare in diversi punti di Monfalcone gli eventi, perché non siamo figli solo del centro, della piazza, ma vogliamo coinvolgere sempre l'intera città. Sì, certo. E poi chiaramente il tutto, diciamo, avrà il suo massimo apice poi a Ferragosto, nel momento più alto. Infatti il programma parte dal 3 di luglio e va a finire il 31 agosto, ma ci sarà l'apice poi chiaramente il 31 agosto, ma poi ci sarà Manuela che parlerà più nel dettaglio di questo spettacolo. Ecco, infatti la coordinatrice artistica proprio del festival, allora Manuela Di Benedetto, che cosa avete in serbo quest'anno? Quali sono state un po' le difficoltà, no? Nell'organizzare con la situazione nuova per tutti, davvero? Allora, la difficoltà è stato il poco tempo, perché chiaramente fino a poco tempo fa non sapevamo con certezza cosa si potesse fare e cosa no. Dopodiché, valutando il tutto e potendolo fare in sicurezza, siamo partiti, abbiamo iniziato a lavorare giorno e notte per riuscire a portare qualcosa che la gente aspettava, perché insomma siamo stati fermi tanto e noi addetti ai lavori, noi che viviamo di spettacolo, stavamo fremendo per regalare alla gente quello che si meritava e che un pochino sentiva la mancanza. E quindi abbiamo creato il Marina Giulia Summer Festival, ma una edizione speciale, quindi condensata,
Nella giornata del 15 agosto noi partiremo con un pre-show alle 18.30 in spiaggia, quindi DJ set, vocalist, ragazze che regaleranno dei gadget alle persone, quindi un'atmosfera che già come dire, porterà calore, ecco, diciamo così, e che poi porterà le persone ad aspettare il grande show della sera, che partirà alle 9.30 sulla scalinata di Marina Giulia, con una grande apertura con dei laser show e poi a seguire cantanti e artisti del nostro territorio. Ci tengo a dirlo perché abbiamo puntato su questo, un nome tra tutti, Dennis Fantina, il nostro Dennis, e dopodiché Tina Zè, avremo Gio Boscaglia, Pier Foti che è un grandissimo violinista che ci stupirà in un quadro magico, quindi con dei LED, con degli effetti speciali, e poi un corpo di ballo selezionato proprio per il Marina Giulia Summer Festival con i migliori ballerini professionisti della zona, che a loro volta si erano formati proprio qui, sia alla Ely Dance Studio di Monfalcone che al Club Diamante Friuli Venezia Giulia. Quindi tanti ballerini, 20 ballerini, cantanti, musicisti, insomma un pacchetto che in un'unica serata vuole veramente regalare quell'energia, quella leggerezza e spensieratezza che ci è mancata. Di cui c'è tanto bisogno. Sì. Ecco, volevo chiedere ancora anche all'assessore Fasan se appunto avete avuto anche il vostro punto di vista, insomma, di amministratori pubblici, l'impressione che qualche turista, più di qualche turista, abbia deciso di scegliere una meta come la nostra regione, come Monfalcone, proprio sulla base dell'offerta in sicurezza. Perché appunto si parla tanto, no, di vacanze, adesso abbiamo sentito anche l'assessore Riccardi parlare delle vacanze che tanti fanno magari in Croazia, però in quel paese la situazione è ancora un po' precaria dal punto di vista della sicurezza per quanto riguarda il contagio del virus. Avete avuto questo tipo di risposta, quindi persone che vi hanno chiesto magari di passare le vacanze o partecipare a determinati eventi proprio perché sapevano di poter contare sulla sicurezza da questo punto di vista? Beh, in questo momento la sicurezza è assolutamente determinante. Due sono stati i fattori che certamente hanno fatto propendere molti turisti a venire a trovare o comunque a decidere di venire a soggiornare da noi. Una sicuramente, l'abbiamo appena detto appunto, il sapere che comunque è una zona molto sicura, noi anche grazie al comportamento, devo dire, tenuto dai cittadini, soprattutto nel periodo del lockdown, ma devo dire che anche adesso, soprattutto anche nei momenti più ludici, quelli che vedono per esempio quello dell'aperitivo, sì, che è un momento molto particolare, però devo dire che la gente dimostra di essere, a Monfalcone ma in tutto il territorio, molto disciplinata, perché si è perfettamente resa conto che la sicurezza è la chiave di volta che ci permetterà poi di poter attuare tutte quelle che sono le nostre progettazioni. Quindi questo è fondamentale. L'altro aspetto è chiaramente quello della proposta. La proposta, dicevamo prima, molto basata sull'aspetto anche culturale, e questo, come si diceva, pagava sempre, ma in considerazione del fatto che anche, per esempio, lo voglio dire a chiare lettere perché insomma siamo molto orgogliosi di questo, anche nella nostra galleria, che è diventato un po' fiore all'occhiello dal punto di vista anche internazionale per il livello che noi abbiamo tenuto poi in tutti gli eventi che siamo andati a fare, le grandi mostre sul futurismo, sullo spazialismo, ma attualmente ce n'è una dedicata a Venezia e al patriarcato, e comunque ripercorrono 600 anni di storia con dei maestri straordinari al loro interno. Abbiamo una favolosa pala d'altare di Gian Antonio Guardi, che di per sé vale solamente l'entrata, che comunque ricordo è sempre gratuita. Ecco. Abbiamo i disegni originali di Canaletto, abbiamo due grandissimi oli straordinari di Carle Varis, e quindi un'offerta che ovviamente insieme alla sicurezza non possono altro che far propendere per il nostro litorale e per la nostra città. E per la città. La situazione a Marina Giulia è tornata davvero agli antichi splendori, possiamo dire così, no? Anche in questo periodo così difficile, se solo ce l'avessero detto magari durante il lockdown che sarebbe stato così, ci avremmo messo la firma, immagino. No? Certo, beh, ci abbiamo anche lavorato molto perché potesse essere attuato. È un grande lavoro, lo stanno facendo chiaramente i gestori, che comunque in modo molto disciplinato organizzano non solo il loro lavoro, ma anche ovviamente i turisti o comunque gli abitanti che vengono lì a passare il fine settimana o le giornate un pochettino così sotto il sole, un po' spensierate, ma anche e soprattutto al grande lavoro che stanno facendo tutti questi ragazzi che insieme all'amministrazione stanno collaborando nell'organizzazione delle parti, invece chiamiamo di spiaggia libera, certo. Stanno facendo un ottimo lavoro di coordinamento, di distanziamento, di informazione, e ci siamo avvalsi veramente di una straordinaria forza giovane
fresca e che ci permette di mettere in sicurezza anche il litorale. Dopo Ferragosto non si ferma qui, no? L'estate, diciamo, monfalconese. Assolutamente no, l'estate va avanti fino al 31, anzi consiglio sempre a tutti quanti coloro che ci stanno ascoltando di andare a visitare la pagina di eventi del Comune Monfalcone, pagina Facebook intendo dire, dove c'è il dettaglio di tutti i programmi che andiamo a fare, ma poi anche grandi cose ci aspettano anche per il mese di settembre. Noi siamo ottimisti, incrociamo le dita, sappiamo che stiamo investendo molto su questo, ma guardi, le dirò anche, mi fa molto piacere dire che tutti questi investimenti poi sono anche propedeutici, come dicevo prima, no? Allo sviluppo delle attività. E come ha avuto occasione di poter dire anche in precedenza, ma questo l'aveva detto anche il nostro sindaco in occasione dei consigli comunali vari, ma anche nella stampa, noi siamo molto orgogliosi di aver avuto un incremento delle attività in genere, sto parlando non solo quelli commerciali, ma attività in genere, che ci ha portato da 925 a quasi 965 attività oggi tra il 2016 e il 2020. Quindi questo chiaramente è ovviamente da ricondurre anche allo spirito imprenditoriale della zona, di questo ne sono molto contento, ma anche di tutti gli sforzi che l'amministrazione sta mettendo in atto, non ultimi quelli degli eventi, che anche in questo modo chiaramente sono il carburante un attimo della situazione. Grandi eventi poi ci aspetteranno anche a settembre. Ecco, ricordo, ci può fare qualche brevissima anticipazione perché siamo quasi in chiusura? Assolutamente, magari... l'Expo Auto, che è un evento nuovo che faremo in collaborazione con la Proloco, sempre molto attiva a Monfalcone, poi avremo la Festival della Danza che sarà dal 18 al 19 settembre, Geografie, che quest'anno l'abbiamo leggermente anticipata per questioni di sovrapposizioni, ma la stiamo ottimizzando e verrà uno spettacolo straordinario. Sapete che questo format culturale che è partito l'altro anno e che quest'anno vede la sua seconda edizione, che sarà tra il 23 e il 27 settembre, originale. E poi addirittura, facendo un excursus, una contaminazione su ottobre, il grande evento delle bike, ma poi di questo avremo occasione di poter parlare anche più estesamente in futuro. Una novità assoluta, quindi però l'appuntamento, il primo appuntamento insomma è per questo Ferragosto che sarà fra pochi giorni. No? Siamo pronti e invitiamo tutti voi perché veramente sarà qualcosa di unico. Ecco, mi permetto solo di aggiungere che l'organizzazione di questo Ferragosto, oltre chiaramente con Manuele e tutti coloro che partecipano, è stato per me molto importante perché ha partecipato con me all'organizzazione il vice sindaco Paolo Venni, che è sempre vicino a me anche in queste situazioni, e mi ha dato una grandissima mano, e devo dire che insieme siamo riusciti, con tutti gli uffici e con queste meravigliose associazioni e tutti coloro che parteciperanno, a mettere insieme un Ferragosto che penso che sarà una gioia non solo per i monfalconesi, ma per tutti coloro che vorranno venire a partecipare e godersi questa bella giornata. Grazie all'assessore Luca Fasane e a Manuela Di Benedetto per essere stati con noi quest'oggi qui alla nostra diretta straordinaria. Vi invito a tornare a trovarci presto, così ci racconterete i prossimi eventi organizzati a Monfalcone. Certo. Grazie a tutti e due. Noi ci fermiamo qui con la nostra diretta, l'appuntamento con l'informazione torna su Tele4 alle 17.30 con Trieste in diretta, poi abbiamo il nostro telegiornale delle 19.30 e poi ancora la diretta straordinaria dalle 20 alle 21 come ogni sera. Grazie a tutti per averci seguito e buon proseguimento di pomeriggio.